Un giorno un uomo andava camminando attraverso la foresta. L'aria era tersa, tranquilla, la passeggiata molto piacevole. Ad un certo punto, come non è, si accorse dietro alle sue spalle della presenza di una ferocissima tigre che camminava a pochi passi da lui. Si diede immediatamente alla fuga per salvare la propria vita e la tigre lo inseguì. Dopo metri, metri, metri di corsa, col cuore che pareva scoppiare nel suo proprio petto, l'uomo arrivò al bordo di un dirupo proprio nel momento nel quale la tigre lo stava per raggiungere. Non avendo altra scelta, si arrampicò giù per il precipizio, tenendosi con entrambe le mani alla radice di una pianta di vite. Appeso alla radice, sospeso sul dirupo, l'uomo vedeva sopra di sé la tigre, furibonda per aver mancato la preda. Guardò verso il basso per calcolare quanti metri lo separavano dal terreno ed eventualmente lasciarsi cadere, quando si accorse che un'altra tigre, ancora più grande e feroce di quella che lo sovrastava, ruggendo attendeva la sua discesa. Era tra due fuochi. Due topi, uno bianco ed uno nero, apparvero sulla vite a cui si aggrappava e, come se la situazione non fosse già abbastanza grave, incominciarono a rosicchiare la pianta. Le due tigri sembravano attendere l'inevitabile. L'uomo sapeva che se i topi avessero continuato a rosicchiare ad un certo punto la vite non avrebbe più potuto sostenere il suo peso, la radice si sarebbe rotta e lui sarebbe caduto. Provò a mandare via i topi con le sue grida, ma questi tornavano sempre a rosicchiare. Il suo sguardo passava sulla tigre sotto di lui, su quella sopra di lui, sui due topolini, sulla radice sempre più consumata. Ad un certo momento notò una fragola che cresceva sul dirupo non lontano da lui. Era rossa, era matura. Allora, tenendosi alla vite con una mano e raggiungendo la fragola con l'altra, la colse e se la mise in bocca. Era la fragola più buona che avesse mai potuto gustare in vita sua.